Questo programma è offerto da... Classica delle classiche, va in scena Hockey Club Merano Pirker, Milano Rossoblù. Thaler cerca, attenzione a Luca Soldi al volo, prova la respinta di Tura, arriva in aiuto Mitter in mezzo per Moren, si gira Moren di rovescio, ancora la risposta di Tura, rete Moren, Pontus Moren, con la complicità di Capitan Gruber porta in vantaggio le Aquile 1-0 Merano. Grandissimo intervento di Roland Fink, bravo Rolli, insiste il Merano con Ansoldi, Ansoldi dentro, disco che va a incocciare contro il palo, Luca Ansoldi lo presti, Gruber a cercare Pontus Moren, lo trova, Bego! Splendida rete di Pontus Moren, grandissima rete, che bella azione, quick double per Lars Pontus Moren, 2-0 Merano. Luca Ansoldi, serve Mitterer, la deviazione di Tura, Luca Ansoldi lavora il disco in balaustra per D'Accordo, rete! Splendida rete di Lorenz D'Accordo che al volo la mette sul 7, spettacolo D'Accordo, 3-0 Merano. Attenzione, uno contro uno, la rete accorcia le distanze, il Milano, Kobler pesca, lo presti, Manuel lo presti, è tu per tu, la respinta di Tura. Da lontano Roland Pirker la mette dentro per il 4-1 Merano. La bomba di Roland Pirker sorprende Alessandro Tura. 4-1 Merano. Attenzione a D'Accordo, va via D'Accordo, uno contro Tura. Finisce qui gli applausi del Merano Arena. Sono tutti per i bianconeri, per le Aquile di coach Max Ansoldi, i giocatori che vanno ad abbracciare Roland Pirker questa sera. Veramente impeccabile, semplicemente fantastico. Merano batte Milano 4-1. Capitano, vederti giocare in questo periodo è uno spettacolo. Sei uno spettacolo. No, spettacolo, è tutta la squadra che oggi ha fatto vedere carattere, abbiamo giocato bene. Sono contento la reazione che c'era perché si è visto l'ultima partita contro il Pergine in Coppa Italia. Non c'era il Merano come oggi, oggi veramente il Merano era su ghiaccio compatto, 100%, tutti concentrati e sono contento per la squadra. Beh certo, lo sappiamo, quando c'è da tirare fuori il carattere il Merano non si tira certo indietro. Sì, quello è vero, oggi noi con le squadre, devo dire la verità, con le squadre forti tiriamo sempre il meglio fuori e purtroppo con le squadre forse alla nostra portata un po' più non riusciamo mai a giocare così contro le squadre forti. Dobbiamo imparare fino ai playoff ancora questo, ogni partita si deve dare il 110%. Complimenti ancora a te e a tutta la squadra. Grazie, forza Merano. Coach, questa sera no match, non c'è stata partita, troppo forte, troppo superiore il Merano per il Milano. Complimenti. Grazie, intanto grazie. Abbiamo preparato la partita, ti dico la verità, veramente bene.
li abbiamo aspettati, siamo stati intelligenti, abbiamo avuto pazienza, abbiamo sfruttato le occasioni che ci hanno lasciato, abbiamo segnato in power play e il gol che ha fatto il Milano ci poteva buttare un po' giù, invece siamo rimasti lucidi, siamo rimasti in partita, c'è nulla da dire, abbiamo giocato una partita perfetta, sono riuscito a ruotare anche la quarta linea i primi due tempi, quindi sono felicissimo. E intanto li abbiamo agganciati, finalmente è stato un lungo inseguimento, li abbiamo agganciati, con la vittoria di questa sera apparigliamo in classifica al Milano. Sì, li abbiamo agganciati, la strada è molto molto lunga, ogni partita che giochiamo adesso nel Master Round è una partita difficile, bisogna essere concentrati, come però devono essere anche le altre squadre, quindi primo posto è ancora aperto, noi continuiamo per la nostra strada, noi ci alleniamo, ci divertiamo e studiamo sul ghiaccio, questo è quello che facciamo e che faremo anche in futuro. E aggiungo, fate anche divertire il pubblico presente in tribuna, grazie. Grazie, bella partita, grazie, ciao. E finalmente ospite dell'Hockey Stube, coach Max Sansoldi. Ciao Max. Ciao Emanuele. Senti, io ho provato a documentarmi su Wikipedia perché il tuo curriculum è veramente enorme e piacevole da leggere. In quanto a giocatore, però siccome ci sarebbe veramente e non abbiamo il tempo da parlare infinitamente della tua carriera da giocatore di hockey, parliamo della tua carriera di allenatore che è stata subito vincente. Sì, subito direi di no, il primo anno siamo arrivati terzi o quarti, non mi ricordo neanche, il secondo anno siamo riusciti a vincere e poi l'anno scorso sai bene come è andata a finire, meritavamo sicuramente qualcosa di più e quest'anno siamo lì, siamo in corsa, siamo dietro alle grandi e aspettiamo il cosiddetto passo falso. La cosa bella guardando le tue partite, il tuo hockey, è veramente la grinta, il carattere che trasmetti ai tuoi giocatori. Ma alcuni dei giocatori con squadra, tra l'altro, erano miei compagni di squadra. E li conosco e sono forse più loro che trasmettono la grinta di quanta ne trasmetto io. Ho dei leader in squadra che passano l'energia mia, la passano ai più giovani e il bello è che rimane dentro lo spogliatoio, quindi vedo anche i giovani che iniziano a giocare in prima squadra che hanno quella grinta, la grinta che hanno i ragazzi un po' più vecchi di loro e quello mi fa piacere perché sul ghiaccio penso che siamo la squadra che si sa sacrificare di più e che nei momenti difficili sa reagire e di questo ne vado molto molto fiero. Indubbiamente sei un allenatore che sa crescere anche i giovani. Adesso ti faccio una domanda che so che sei scaramantico. L'obiettivo stagionale? Ma l'obiettivo stagionale è... ci sono due obiettivi. Il primo è la Coppa Italia e il secondo è vincere il campionato. La squadra c'è, non siamo sicuramente favoriti per quanto riguarda la scaramanzia, non siamo sicuramente favoriti, però ripeto, siamo dietro e stiamo ad aspettare... Ad attendere gli eventi. Gli eventi e poi ai playoff può succedere di tutto. Ai playoff vince la squadra che è più in forma e soprattutto la squadra che ha più voglia, più fame di vincere. E allora noi sai cosa facciamo? Ci beviamo una bella Foss e brindiamo all'Hockey Club Merano Pirker e al possibile. Allora ne beviamo due, una per la Coppa Italia e una per il campionato. Grande Max!
Questo programma è stato offerto da